nel tumultar delle passioni e delle avverse vicende, ci sorregga la cara speranza della sua inesauribile misericordia. Corriamo fidenti al tribunale di penitenza, ove egli, con ansia di padre, in ogni istante ci attende, e pur consapevoli della nostra insolvibilità dinanzi a lui, non dubitiamo del perdono solennemente pronunziato sui nostri errori. Poniamo su di essi, come ce l'ha posta il Signore, una pietra sepolcrale. Pace e bene, fratelli e sorelle, a tutti voi. Anche oggi vogliamo essere sorretti e incoraggiati da questa parola di Padre Pio. Padre Pio che ci invita ad avere una grande fiducia nella misericordia e nella inesauribile bontà del Signore. La cara speranza. La speranza, ce lo ricordiamo, è una virtù che ci deve accompagnare. E speranza, più che diciamo spero, chi lo sa se si realizza, è una speranza che ha la certezza di essere esaudita, di essere realizzata. E questo, ci dice Padre Pio, è il perdono di Dio. Il perdono di Dio che nel Vangelo ci è manifestato attraverso quella bellissima parabola del Padre misericordioso. Questo Padre che attende con ansia il ritorno del figlio. Questo Padre che conosce la situazione del figlio. E il figlio sa bene, il Padre, che il figlio ha dilapidato tutti i suoi averi, quell'eredità che era dono del padre, e questo figlio l'ha buttata così, divertendosi e andando in giro. E il padre che cosa fa? Lo attende, lo accoglie e lo rimette nella dignità di figlio. Ecco quello che Padre Pio ci raccomanda ancora una volta, ci dice a conclusione di questo suo pensiero, di mettere una pietra sepolcrale, ci dice, sui nostri peccati. Nel sepolcro che cosa c'è? C'è il putridume, c'è il male, c'è il cattivo odore, c'è la sofferenza che viene nascosta. Ecco quello appunto che è tutto il male che possiamo fare attraverso il peccato, quell'odore cattivo che può emanare dai nostri peccati. Nel momento in cui noi li confessiamo e riceviamo il perdono di Dio, li dobbiamo mettere in un fosso e metterci sopra questa pietra sepolcrale che da sotto, ecco, è in contatto con il male, con il putridume, ma sopra è in contatto con il sole, che è la misericordia di Dio. E allora con fiducia, con confidenza, mettiamo tutto lì, affossiamo tutto il nostro male e risorgiamo con l'amore di Dio. Buona giornata a tutti voi.